problemi hanno fatto? Stanno distruggendo la bellezza, stanno distruggendo la logica. Questa è la logica del paradosso, ma il paradosso è tale se viene compreso che è un paradosso. Altrimenti non è nulla, altrimenti è una dissonanza, altrimenti veramente è la dissacrazione della giustizia. Preferisco chi mi dice che sceglie di inocularsi il trattamento perché ci crede fermamente. E non che ci crede fermamente per una scienza fideistica, ma ho una cara amica biologa che è innamorata della Spike. Perché è così, è come Mazinga Z, a lei la fascina. Fa parte della sua narrativa, lei ha studiato per questo, lei vede la fantastica Spike e si illumina. E io sono contenta, perché almeno lei in tutto questo trova la gioia, non trova la muta rassegnazione dell'impotenza di non poter far nulla. Questo è il mio messaggio è: non concepiamo i limiti. Ognuno di noi, quando ha un qualsiasi problema, deve trovare la soluzione. Deve trovare la strategia, deve trovare come affrontarlo di petto, o se il nemico sembra in quel momento troppo grande, troppo forte, con mezzi estremamente più strutturati rispetto ai nostri, allora bisogna imparare ad aggirarlo. Cosa si fa? Mica per forza si va con la ruspa ad abbattere una recinzione, si può scavalcare, si può passare sotto, si può aggirare. È porca di una miseria, ma qua veramente hanno talmente livellato la mente umana e l'hanno insinuata in un binario che paradossalmente forse è più semplice sdraiarsi sulle rotaie e aspettare che il treno passi. Perché qui nessuno più è in grado di saltare giù dal treno in corsa e nessuno più è in grado di tirare il freno. Questa è la cosa gravissima. Perché questa esperienza di dire io non ci credo ma l'ho fatto è un qualcosa di gravissimo, perché è peggio di quei medici che per carrierismo dicono non ci credo ma faccio il salto nel buio perché mi sono prostituito fino ad oggi e voglio continuare a prostituirmi perché questo è il mio mestiere. Ma finché uno decide di immolare se stesso, pace, ma non deve dare informazioni false. Perché sento anche taluni genitori davanti alla mia domanda: ma cosa farai con i bimbi a scuola? Cosa farai a settembre? Lo chiederò alla pediatra. E qui arriviamo a un altro punto fondamentale: la delega. Ma a quale pediatra lo chiedi? Quella che ti ha passato la ASL? A quella di quartiere? A quella più vicina a casa tua? Qual è il tuo criterio di scelta? Cioè, noi ci rendiamo conto che forse scegliamo con più coscienza dove diamine mangiare la pizza? Questa è la gravità. Tutto il resto è la comodità. È la comodità. La comodità, la gratuità, e così finiamo nel tritacarne. Per non parlare poi veramente della mascherina, che un sacerdote che ancora ha la percezione di quella che è la spiritualità, mi ricordo che davanti a una messa anche abbastanza triste, perché in quell'occasione si celebrava la morte di mia madre, disse subito dopo la fine della funzione, avendo lasciato serenamente che ci potessimo scambiare un abbraccio per le condoglianze, La mascherina protegge, ma la dovete mettere qua, perché la dovete utilizzarla per proteggervi da tutta questa idiozia, da tutti questi messaggi assolutamente contraddittori. Quindi, ancora una volta faccio appello al senso di giustizia che ognuno di noi, a quel senso di morale e di spiritualità in qualsiasi modo ognuno di noi la voglia celebrare, basta che sia vera, che non sia timbrare un cartellino, perché non si è più santi se si timbrano i cartellini, non si è più santi se si recita, perché se non si percepisce il senso della giustizia, il senso del fatto che oggi è vero che è una chiamata alle armi, è una chiamata alle armi dell'amore e della spiritualità più profonda. In questo senso non è una rivolta armata, come giustamente ha detto appunto Raffaele, è
un altro tipo di rivoluzione, è la rivoluzione dove si mette tutto in discussione e finalmente le vere competenze stanno emergendo. Oggi noi abbiamo sentito parlare non più soltanto dei professionisti, noi abbiamo sentito parlare cuori, abbiamo sentito parlare anime, abbiamo sentito parlare delle persone che non sono nelle piazze per ottenere qualcosa in cambio, ma sono nelle piazze per cercare di arrivare a dare coraggio alle persone, a spiegare con grande professionalità e criterio ciò che invece la TV vuole trasmettere in maniera falsa, in maniera assolutamente schifosa. Ma quello che dico io però è un'altra cosa. La TV non viene nessuno ad accenderla per forza nelle case. Porca di una miseria, chi la vuole spegnere la spenga. Anche lì è inutile, noi demonizziamo, ma noi se vogliamo spegnere, spegniamo. Se noi vogliamo accedere ad altre informazioni, accediamo a questa informazione. È la dittatura del pensiero. Quando i sussidiari dei ragazzi ci si è resi conto che erano sussidiari di monopensiero, nessuno ha pensato ad andare dal preside a mettere in discussione i programmi, a fare un programma e proporre nuove narrative. È più comodo. Qualcuno davanti alla proposta della scuola parentale mi ha detto: ma io dove li metto? Dove li metto? Ma Stellina, mica li ho fatti io per te, dove li metto? Ma cos'è la cosa più importante? Dove parcheggiare l'auto, avere il cancello automatico del garage o scegliere il meglio per ognuno di noi, per i figli, per i genitori, per gli anziani? E le istruzioni per l'uso, le istruzioni per l'uso delle mascherine. Siamo scimmie ammaestrate? Adesso ci hanno detto che le mascherine non le dobbiamo più utilizzare da qualche giorno, ma qualcuno ha la paura talmente radicata che continua a portarla. Paradossalmente, chi ha tutta questa paura e la convinzione che questo presidio in qualche modo possa tutelarlo, però gode un pizzico in più della mia stima rispetto a coloro che saltano come scimmie ammaestrate seguendo i giorni del coprifuoco, della mascherina. Metti la mascherina in merito a un'ordinanza, adesso salta, adesso entra al supermercato prima, poi igienizzati, poi fai a quattro altre cazzate. Allora, abbiamo le istruzioni per l'uso? Siamo proprio sicuri? Io ho detto da poco, per sempre si è detto piove governo ladro. Adesso di recente il governo è diventato onesto, stranamente. Abbiamo praticamente onorato di avere una delega paternalistica del padre buono. Ma ricordiamoci che il padre è anche quello che abusa, il padre è anche quello che sbaglia, il padre è anche quello che va sostenuto in un momento di depressione o di crisi o di alcolismo. Ognuno di noi qua deve avere su di sé la propria struttura e ricordarsi che le leggi universali, il diritto naturale, l'onestà intellettuale vengono prima del diritto positivo. L'ho già detto altre volte, il diritto positivo cos'è? Allora diritto positivo è anche la pena di morte, allora il diritto positivo è anche la lapidazione, il diritto positivo e anche la tortura, a seconda del paese dove noi ci troviamo. Quello è il diritto positivo, lo ius posto, posto dall'alto, che in base alla cultura di quel paese e a ciò che quella cultura ha sviluppato, così è tale. Ma quindi noi non abbiamo più una coscienza, perché se noi ci spostiamo in un altro posto dove è lecita la lapidazione, allora dovremo percepire e accettare come lecita la lapidazione. Possibile che siamo così miopi e così ottusi da non voler vedere veramente oltre il nostro naso? Io oggi non vi voglio parlare tanto di leggi, perché sapete che comunque combatteremo. Ha parlato prima appunto l'avvocato Nino Moriggia e vi ha detto la verità, ossia non ci sono soste, non c'è giorno e non c'è notte. Andremo avanti. La dimostrazione è che comunque, se tutti accettano e ossequiano, come ha risposto il collega questa mattina, non si andrà da nessuna parte. Chi ha diritto di respirare respiri, chi ha diritto di uscire esca, chi ha diritto di informarsi si informi. Noi siamo solo strumenti in questo caso, come avvocati, come medici, come educatori, come insegnanti, siamo solo strumenti. Ma non possiamo bypassare quello che è il senso di giustizia più profondo. La violazione della privacy viene percepita da un sacco di tempo come una grande cazzata, come quelle clausole che sono scritte in piccolo e non devono essere lette. Cosa si sta insegnando?
Cosa si sta insegnando quando si firma una polizza senza leggere? Perché è scritta così in piccolo? Nessuno se lo chiede. Forse per disincentivare la lettura? E perché alcune frasi sono così contorte? Forse per non farvele capire? Probabilmente è così, non lo so, però sta di fatto che talvolta l'autorizzazione alla propria privacy diventa una delega in bianco dove si firma senza leggere per brevità, dove quando si va in banca si firma un plico di fogli senza leggere perché comunque va bene, allo stesso modo viene firmato il consenso informato, allo stesso modo vengono date una marea di deleghe, allo stesso modo si vive. Non fa nulla, l'avrà guardato qualcun altro, quindi oggi la delega al pediatra, domani al medico curante, dopodomani all'avvocato. A proposito di reazioni avverse di avvocati. Di recente, proprio nella provincia della mia città, nella provincia di Cagliari, si sono sviluppate varie reazioni avverse, estremamente gravi. Bene, sono stata contattata, dopo 15 giorni da una reazione avversa, da un familiare, che è il fratello in coma. E mi dice, sa, è successo questo e quest'altro. Io, ma perché mi chiama solo oggi? Perché avevamo contattato l'avvocato di famiglia, che ci ha raccomandato di non diffondere queste notizie, perché saremmo potuti essere accusati per procurato allarme o addirittura dei profili di calunnia. Perché dopo tutto il medico, quando siamo arrivati in ospedale, ci ha detto che assolutamente l'ictus non era legato all'inoculazione della prima dose di Pfizer, che non sussisteva nessun nesso di causalità e quindi era meglio tacere, e che dopo tutto anche l'avvocato contattato era vaccinato e anche la moglie aveva avuto una trombosi e mica faceva tutto questo chiasso. Bene, quindi questa è l'importanza di scegliere sempre a chi accompagnarsi. Non dare mai una delega in bianco, che sia la banca, che sia il ristoratore, che sia la signora delle pulizie, che sia l'avvocato, che sia il medico. Per favore, senso critico, perché adesso c'è poco da dire. È vero che è una chiamata alle armi dell'amore, quindi non possiamo far altro che quell'intuitus personae che tanto connatura i rapporti col proprio professionista di fiducia sia elevato al massimo. Sensi accorti, veramente, guardiamoci a 360 gradi, di fronte, le spalle, ai fianchi, veramente prendiamo in carico la nostra responsabilità. Per tutto il resto io vi dico questo, oggi non è un incontro, non è un convegno, è proprio una rappresentazione di fratellanza, perché le persone con cui io condivido questa battaglia non sono solo colleghi, non sono solo medici, sono fratelli in guerra con cui ci si guarda reciprocamente le spalle. Per tutti coloro che litigano nei gruppi, che creano divisione, che fanno emergere particolarismi, no, non è questo il modo di affrontare questo momento storico. Questo è il momento in cui non fa nulla se il nostro ego non viene elevato, non fa nulla, coccoliamocelo. Impariamo a essere un attimo modesti a volte, tanto poi alla fine la luce del cuore risplende, non c'è bisogno, rendiamoci conto, non colpevolizziamo chi abbiamo accanto se non è stato lì a per forza a sorreggerci in quel momento. Ognuno di noi si deve reggere sulla propria struttura, perché siamo tutti in guerra, e se qualcuno si distrae poi veramente qualcuno in più muore. Noi siamo qua per salvare vite umane, siamo qui per salvare l'umanità nel senso vero della parola. Quindi grazie per essere qui, grazie per avermi ascoltato, restituisco la parola a Gaetano e abbraccio virtualmente ognuno di voi con tanto amore. Facciamo sentire ancora un po' più forte l'applauso che è venuta qui dalla Sardegna per noi, ringraziamola, grazie. Adesso voglio dare la parola agli ultimi due relatori. Diamo la parola a una mamma incazzata, diciamolo proprio così, ci dirà due paroline, giusto un pensiero. Diamo la parola a Emanuela Lorenzi, diamogli la parola con un applauso, grazie. Grazie di poco, però, se parla. Non cazzo poco.